Ed eccoci tornati in diretta con il nostro appuntamento settimanale del Fatto di Marcotti. Saluto subito Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro con me anche per questa settimana. Ciao Giancarlo, ben trovato. Ciao Manuela, grazie, bentrovata e un saluto naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Giancarlo. Allora, come sempre la nostra puntata sarà suddivisa in più parti. Prima gli scenari politici e economici che ci permettono un po' di mettere sul tavolo gli elementi fondamentali dell'economia, chiamiamola del futuro, ma insomma, ma che stiamo vivendo. Però diciamo che per molti siamo a un momento, cioè siamo a una sorta di spartiacque, no? Quello che è stato e quello che sarà, proprio perché a detta di molti investitori la situazione potrebbe cambiare, complice il cambio di passo delle banche centrali, di previsioni economiche che sono comunque positive e anche all'intervento dei vari governi che insomma in qualche modo dovrebbero dare degli impulsi positivi alle economie e anche le riprese. Insomma, per ora, per esempio in Italia oggi siamo ripartiti con le scuole, quindi con la didattica in presenza e questo è sicuramente un cambio, no, rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Restano ancora naturalmente sul tavolo temi che preoccupano come l'inflazione, ma anche tutto l'ambito del mercato del lavoro con la disoccupazione, che sono un po' i due aspetti come se fossero due test per la ripresa, no? A seconda di quello che succederà, effettivamente potremo dire bene, ci siamo oppure no, dobbiamo ancora avere un po' di pazienza. E poi, così abbiamo fatto il sommario completo, inserito in questo contesto, visto che parliamo proprio di market mover e di ciò che va a spostare e a influenzare i mercati, non possiamo non considerare un evento che ci sarà tra poco meno di 2 settimane, mi riferisco al voto in Germania, perché dopo tanti anni, diciamo, si conclude l'avventura, definiamola così, di Angela Merkel, cioè si chiude un'epoca, un periodo storico, no? Angela Merkel che dopo tantissimi anni lascia la guida, non sarà più la cancelliera tedesca e anni che hanno visto uno stravolgimento generale di eventi, anche soprattutto economici, insomma, arriveremo anche lì oggi. Prima ti chiedo, caro Giancarlo, se sei d'accordo con molti investitori quando dicono che siamo a un punto di svolta per i mercati. Direi di sì, ma anche se Manuela bisogna riconoscere che spesso abbiamo detto di essere a un punto di svolta e poi ogni volta siamo stati smentiti, quindi non è detto che anche stavolta non verremmo smentiti. Di sicuro, poi ne parleremo, l'hai già accennato tu, le elezioni tedesche possono essere un banco di prova importante, anche se magari, vabbè, ne parleremo successivamente. Comunque, negli ultimi giorni della scorsa settimana si è cominciato a parlare in maniera sempre più convincente, diciamo, appunto, di un punto di svolta, cioè che le banche centrali, diciamo, sono arrivate fin dove potevano arrivare, di più non, obiettivamente non si poteva andare. E quindi adesso potrebbe avere inizio una nuova epoca, non, no, magari appunto, forse ho esagerato dicendo una nuova epoca, però insomma una svolta che in molti temevano, in alcuni come per esempio per me invece invocavano da un po' di tempo. Perché vedi, Manuela, io anche se la cosa dovesse rivelarsi poi dopo, insomma, dolorosa, però preferirei sempre uscire da una situazione, tra virgolette, di malattia, no? Sì. Cioè, di solito si dice sempre che le medicine sono amare, però fanno bene. E di conseguenza, ecco, in questo caso io preferirei appunto l'amaro della medicina, ma che mi faccia tornare sano, ecco. Certo, no, 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 ok. E secondo te, dico bene quando i test un po' sulla ripresa saranno proprio l'inflazione e la disoccupazione? Assolutamente sì, anche se poi io devo dire una cosa, ma ovviamente diciamo, il mio punto di osservazione sarà minimo e non voglio ergermi a… però
Non vedo neanche una situazione economica così florida come il nostro governo ce la dipinge. Spero di sbagliarmi, appunto, e spero che abbia ragione il governo a dire che l'Italia si sta riprendendo alla grande. Però, insomma, non lo so, probabilmente si sta riprendendo. Io ultimamente seguo un po' di più la Lombardia rispetto al Veneto, ma non vedo una grande ripresa, però magari mi sbaglio io, insomma. No, ok, certo. Ma quindi come pensi, insomma, cosa pensi succederà nelle prossime settimane che ci porteranno fino all'autunno? Cioè, co a cosa assisteremo? Tu hai detto, appunto, è da tempo che stiamo parlando ovviamente di cambio, effettivamente ancora non l'abbiamo visto, ma cosa potrebbe cominciare a verificarsi concretamente, insomma? Allora, le banche centrali devono cominciare a non continuare con questa politica o almeno frenare questa politica ultraespansiva che a questo punto potrebbe dare più danni che non benefici. Allora, nessuno ha negato che in presenza di una crisi economica i tassi debbano essere diminuiti e non aumentati, come fece quella volta Trichet. Vabbè, torniamo indietro di un po' di anni, ma effettivamente quello fu un errore clamoroso, ma insomma, vabbè, comunque. Quindi i tassi devono essere diminuiti, però poi quando arriviamo a azzerare i tassi, tenere i tassi a zero per diversi anni, tantissimi anni, quando arriviamo a fare operazioni di quantitative easing annunciate per un certo periodo e poi prorogate all'infinito, insomma, qualche dubbio che la medicina non sia proprio adatta a curare la malattia ci deve venire. Quindi io vorrei veramente vedere che cosa succede ritornando un po' nella normalità. Quindi Sì, cercando di se. capire come riescono a sorreggersi da soli i mercati, insomma, quello che ci siamo detti tante volte, giusto? Esattamente, hai sintetizzato perfettamente il mio pensiero. Ok. Ma vabbè, difficile dire quale sarebbe il risultato, no? È ovvio che sarebbe anche ora di vedere come i mercati si sostengono, ma è difficile prevedere il risultato, anche perché poi ci sono tanti altri fattori che vanno a intersecarsi tra di loro, no? Certo, ma io dico questo, è chiaro che se i mercati dovessero perdere il 50-60%, mamma mia, ma se i mercati dovessero perdere il 10, il 15, il 20%, insomma, visto quello che hanno fatto negli ultimi anni, non sarebbe un dramma assoluto. E a quel punto avremo una situazione però, tra virgolette, pulita, cioè potremmo veramente vedere come reagisce il mercato con le proprie forze e non con le forze della Banca Centrale Europea, No, insomma. certo. Cosa mi dici di settembre che notoriamente a livello statistico, visto che tu sei un amante della statistica, Giancarlo, è un mese abbastanza pessimo per i mercati, nel senso che effettivamente il mercato adesso sta un po' ritracciando un po' una presa di beneficio dopo i record macinati, insomma, in questi ultimi mesi. Però a settembre proprio se si fa un excursus, adesso non abbiamo tempo di farlo tutto, ma insomma basta digitare sul motore di ricerca, si trova a settembre e ci sono sempre stati dei crolli abbastanza importanti. Eh sì, ma tutto nasce dal 29, no? Il 29 nella realtà si dà ottobre come il mese nel quale scoppia, però a settembre c'erano state le avvisaglie, no? Quindi poi dopo il vero crack, perché il crack è arrivato in due momenti differenti, comunque insomma le prime avvisaglie arrivavano a settembre. Ma nel comparto finanziario ci sono un po' queste cose, cioè settembre-ottobre, poi il famoso sell in May e go away, cioè vendi a maggio e vattene, insomma, stai lontano dai mercati dopo il mese di maggio. E, sì, appunto, si può andare a vedere storicamente che cosa è successo.
Però è fondamentale quello che accade appunto probabilmente a settembre-ottobre perché per esempio sono i mesi nei quali spesso gli stati vanno a votare. Vabbè, negli Stati Uniti sappiamo che votano a novembre, ma il primo martedì di novembre, quindi di fatto diciamo, il tutto avviene ad ottobre, no? I giochi, poi dopo, insomma, vabbè, ci possono essere delle sorprese, ma spesso le previsioni vengono Certo, confermate. certo. Quindi settembre-ottobre sono, in più settembre è il mese che viene appunto dopo che ci siamo riposati, quindi, o almeno non tutti, perché adesso se noi andiamo a vedere così, le statistiche sulle vacanze, sì, non è andata male la stagione, però insomma sono molti gli italiani che non sono potuti andare in ferie. Comunque, insomma, è così, settembre si ritorna al lavoro e spesso magari accadono delle cose improvvise, ecco, per quello settembre è Certo, un po' temuto. esatto, è un po' un mese di ripartenza, quindi magari si tende a prendere posizione in modo diverso. Allora, caro Giancarlo, il dopo Merkel sui mercati, Quo Vadis? Ho voluto titolare così questa parte che vorrei analizzare con te, perché ovviamente stiamo parlando proprio di un periodo di transizione che ci porterà a quest'autunno e insomma 26 settembre, una data clou. Perché, insomma, dopo 16 anni la cancelliera Merkel dovrà cedere il passo a un successore. Ovviamente sarà, credo, un avvenimento che sposterà, no, i mercati, almeno inizialmente, poi vedremo, insomma, dipende anche chi arriverà. Chiaramente, in questo momento sappiamo molto poco. Perché poi? Perché poi, insomma, Angela Merkel, allora, un conto se se ne andasse qualcuno che ha fatto, poi però questo lo chiedo a te, una tua analisi più poi prettamente spostato sul discorso economico dell'Eurozona, eccetera, di cui parliamo sempre, un personaggio che ha fatto dei danni, allora vabbè, le borse possono salutare con gioia il cambio di guardia, il cambio di passo, però i mercati sappiamo bene che vogliono stabilità, la stabilità parte dalla stabilità politica chiaramente, no? E quindi ci potrebbe essere un momento di sussulto per i mercati, è così secondo te o no? Potrebbe diventare il nuovo market mover del periodo, appunto, da mano a mano che si avvicinerà alla data del 26 settembre? Ma direi di sì, è una risposta che forse ti sorprende perché obiettivamente i due candidati più probabili alla cancelleria sono i soliti due candidati di quei due partiti, cioè la CDU e l'SPD che storicamente, insomma, governano la Germania. Quindi da quel punto di vista non è che ci si aspetta una sorpresa clamorosa, no? Non vinceranno le elezioni né i Verdi né la sinistra, però come hai detto, tu hai detto è finita un'epoca, è finita un'era, questa è la verità, cioè è finita un'epoca perché 16 anni di cancellierato, insomma, sono tanti, quindi lei che era, diciamo la delfina, non so se si può usare il femminile del delfino, insomma, comunque, insomma, di Kohl, ne ha preso proprio così l'eredità alla fine. Ecco, diciamo che Merkel esce un po' meglio di come uscì Kohl, che purtroppo per me, Kohl. Per i tedeschi, per gli italiani fu un disastro Kohl, ma per i tedeschi chiaramente fu un grande cancelliere, cioè Kohl riuscì a tramutare la grande malata Germania in un paese che è assolutamente leader in Europa e insomma, leader nel mondo anche. Quindi, la Merkel, insomma, un'altra tipologia di persona rispetto a Kohl, no? Kohl era il classico tedesco. Merkel, ricordiamo che, a parte essere nata nella Germania dell'Est, ma nella realtà
insomma, i suoi genitori, i suoi nonni erano polacchi, e oltretutto, infatti, lei non si chiama Merkel, questa è una delle cose. Merkel è il cognome del primo marito, con il quale, tra l'altro, restò sposata per pochissimo tempo, quindi non so, forse gli è piaciuto il nome, non lo so, insomma. Normalmente se una donna si sposa e dopo poco tempo divorzia, di solito non ha un buon rapporto con quella persona, magari la vuole pure dimenticare. Invece lei non solo non l'ha voluta dimenticare, ma ha voluto mantenere quel cognome suo e portarlo avanti. Per cui tutti la conoscono come Merkel, ma il signor Merkel è praticamente sconosciuto a tutti, perché dopo quella separazione lei, vabbè, adesso da parecchi anni ha un altro compagno che però resta sempre defilato anche lui. Quindi, comunque, diciamo che Angela Merkel ha avuto un'epoca, un'era, sarà ricordata senz'altro nei libri di storia, e adesso lascia un'eredità un po', cioè, come sempre, diciamo, dopo un'epoca e quindi dopo una persona che ha avuto così tanto successo, adesso i tedeschi a chi si affidano? Si affidano appunto al suo successore, cioè all'Hashket per intenderci, oppure vorranno cambiare e virare più a sinistra? C'è un candidato appunto dell'SPD, Scholz, ma al di là di quello poi bisognerà vedere anche gli altri partiti, cioè diciamo che al di fuori dei due grandi partiti, diciamo che c'è più sinistra che non destra, ecco, questo è da tenere in considerazione, cioè c'è la sinistra di Linke e quella dei Verdi, chiamola così, sono due sinistre differenti, però sono, diciamo, per noi italiani le chiameremo due sinistre, insomma. Mentre con il CDU ci potrebbero essere i liberali, ma vengono dati in ritirata. E poi l'AfD, che chiaramente non entrerà mai a far parte di un governo, molto probabilmente, quasi certamente. Sì, insomma, Quindi stiamo a vedere quello che succede, insomma. Esatto, e beh, ma poi insomma, gli equilibri in Europa, beh, dipenderà molto da quello che succede. Chiaramente adesso stiamo facendo solo delle supposizioni, ma insomma, abbiamo spesso detto, insomma, poi lo sappiamo, la Germania è la locomotiva europea anche nelle decisioni, insomma, l'asse Merkel-Macron, quante volte abbiamo utilizzato questa espressione proprio per definire poi quello che succedeva proprio all'interno dell'Europa, cambierà inevitabilmente però, no? Cioè gli equilibri all'interno dell'Europa cambieranno o non è detto? Sì, potrebbero cambiare, però sarei più prudente, direi non è detto, nel senso che se vogliamo l'ultima parte di cancellierato della Merkel è stato dal punto di vista politico molto prudente, diciamo, non dico che abbia fatto una politica di sinistra, ma certamente non ha fatto una politica di destra, voglio dire. Quindi, e infatti l'SPD, cioè i socialisti, si trovano anche un po' in difficoltà perché hanno questa CDU molto così moderata, ecco, mettiamola così. E quindi non è facile attaccare la CDU in questo momento perché ha avuto, cioè, che cosa avrebbe fatto negli ultimi anni? Parliamo sempre del solito Covid, insomma, negli ultimi 2 anni ci fosse stata l'SPD al governo sarebbe cambiato poco. Infatti tutta la campagna elettorale dell'SPD poggia su quelle vere, presunte, perché probabilmente vere, ma scandali che hanno portato diciamo, alcuni personaggi. Quindi si punta su quello più che sulla politica, cioè. Anche questo è un segnale, di come stanno andando le cose, insomma, in Germania.
Certo, assolutamente sì. Altri market mover che secondo te dobbiamo tenere ben presenti, Giancarlo, prima di salutarti, c'è market mover, insomma, eventi, quello che potrebbe, insomma, in qualche modo piombarci addosso, non necessariamente in senso negativo, intendo dire. No, ma allora, queste elezioni tedesche non saranno solo importanti per vedere dove svolta la Germania, se rimane la CDU oppure se vincono partiti di sinistra, ma sarà importante perché avranno un riflesso anche le altre elezioni. Sappiamo che a breve, cioè nel prossimo anno, entro un anno, diciamo, ci saranno di nuovo elezioni in paesi importanti europei e questo chiaramente le elezioni, diciamo, tedesche influiranno. Quindi, secondo me, appunto, come market mover, metto senz'altro davanti, diciamo, le elezioni tedesche, ma anche perché al di là di quello che accadrà in Germania, determineranno o influiranno sulle elezioni degli altri paesi che Vabbè, ci saranno a breve. certo. Eh sì, in quel senso, no? Andranno a cambiare un po' magari degli equilibri che ci sono in questo momento, proprio di riflesso. Va bene, Esattamente. giusto? Probabilmente magari nasceranno nuovi partiti, magari ci saranno dei sommovimenti all'interno dei partiti. Io penso soprattutto alla Francia, no? La Francia e Macron in questo momento cioè è sui minimi storici come governo, come gradimento. Per cui le elezioni tedesche, se dovessero così confermare più o meno, insomma, un governo come quello attuale, va bene, ma se ci dovesse essere lì un cambiamento, probabilmente anche la Francia avrebbe un insomma, sì, ne avrebbe un. No, ma certo, ma certo. Beh, non a caso prima ho ricitato l'asse Merkel-Macron, no? Perché poi, insomma, non è che poi necessariamente l'asse si riformerà, dipenderà da tante cose, quindi con tutto ciò che potrebbe succedere a cascata. Va bene, Gianca, vero? Ok, ho detto bene, perfetto. Giancarlo, grazie. Qualche anticipazione sul video di oggi, sai che te la chiedo sempre su Finanza in Chiaro. Sì, allora cercherò magari di restare su cose, diciamo, generali dell'Italia, però teniamo presente che anche in Italia nelle grandi città ci saranno delle elezioni a breve, quindi vedere cosa succede a Roma, Milano, Torino, Napoli è un segnale per l'Italia che è da tenere in considerazione. Quindi vanno al voto e adesso si parla solo delle grandi città, ma vanno al voto, se non mi sbaglio, 1.000 comuni, insomma. Eh sì. Sì. È una prova elettorale quella del 3-4 ottobre, importante. Va bene, va bene, va bene. Grazie Giancarlo Marcotti, ci sentiamo presto, buona giornata, ti seguiamo su Finanza in Chiaro. Grazie a te, Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.